le preannuncio che ove mai le preannuncio che ove mai l'onorevole non chiedesse scusa a quest'Aula e anche al popolo italiano per questo atteggiamento, io abbandonerò l'Aula nel momento in cui l'onorevole prenderà la parola. Lei ci comunicherà dopo. Prego. Devo dire, ho scelto di rimanere seduta, non ho strappato alcuna bandiera, non so il collega cosa. Presidente, è l'uomo in quest'aula alzarsi. Molto c'è un regolamento che prevede che ci si alzi durante il riunione nazionale. Rispetto che le idee al nostro inno nazionale. Io rispetto che la e lei è un'italiana. Lei siede in un'aula quale l'italiana. Lei rappresenta un popolo che lei ha offeso questa mattina. Io rispetto la Costituzione italiana, allora. Questo non implica alzarsi durante l'inno nazionale. Forse la ragione non la rispetta chi in questi giorni sta stracciando la Costituzione. Forse lei sta offendendo il popolo che le elegge e si deve vergognare. E non è lei che è il presidente della regione italiana. Per cortesia. L'incidente è stato fin troppo chiarito sia dalla presa di posizione dei colleghi, sia dal mio intervento, sia dalla risposta. Io chiederei a Tanaggio mi aiuti a ricondurre l'assemblea all'ordine del giorno dei lavori. Possiamo considerare chiuso l'incidente. Chiuso, io devo ascoltare l'onorevole presidente, io devo ascoltare le giustificazioni che deve addurre l'onorevole a questa grave offesa al nostro inno nazionale. Non è chiuso l'incidente. Gatta lo ha già fatto. Gradirei la parola del governo, il presidente della regione lo ha già fatto. È finita qui Atanasio, grazie. No, non sto censurando nessuno. Allora io abbandono. Anche io abbandono l'Aula, Presidente. Lei sta strozzando un dibattito su un fatto che è assolutamente prodromico alla discussione. È stato offeso il nostro inno nazionale. Bene, lo abbiamo censurato, lo abbiamo richiamato. C'è una bandiera in aula, gradirei, Presidente. Ho capito, ma che faccio fare? Faccia il suo dovere, Presidente, la faccia togliere. Che cosa faccio? Ma che sta vedendo? Ma che sta dicendo? Sta vedendo la sua. Ma lo sappio. Chiunque. Richiamo il collega Lo Sappio, richiamo l'onorevole di rispettare la istituzione regionale. Qui in quest'aula non si fanno campagne elettorali e non si possono assumere posizioni che possono offendere l'unità di questa regione. Non è consentito a nessuno. Il dovere di ospitalità cessa in questo momento. Non tollererò oltre un'altra provocazione. Va bene? Anche gli ospiti sono tenuti a rispettare. Basta così. Non la ricompone la situazione, se non ci fa parlare, non la ricompone. Se se ne va la parlamentare ci sono le cose, perché non è degna di stare seduta nel Consiglio di regione. Non è degna, bravo. Il dovere di ospitalità basta così.